Buongiorno, oggi vorrei iniziare una piccola serie di video sui quali vorrei continuare a parlarvi di consumo critico, nel senso che voi sapete che in molte circostanze vi ho già consigliato di valutare l'opportunità di cambiare fornitore per quanto riguarda le banche, le assicurazioni, l'energia elettrica, in più occasioni ho parlato dei gruppi di acquisto. In più occasioni vi ho parlato di quelli che sono dei giornali che offrono delle informazioni molto buone e diciamo proiettate molto nel futuro senza guardare sempre solamente alla punta del proprio naso. E con questi video vorrei darvi una serie di informazioni pratiche su quelle che sono le buone pratiche già realizzate in Italia, i buoni esempi già realizzati in Italia. Allora, premesso che nella mia sezione libri indispensabili trovate già riassunti i libri L'anticasta, l'Italia che cambia in meglio e Voglia di cambiare, che invece sono esempi internazionali, cioè europei, sempre di buone pratiche. E ugualmente c'è il riassunto del libro La rivoluzione del colibrì, quindi sempre una decina di esempi di buone pratiche. Quindi questi tre libri ve li invito a leggere, perlomeno i riassunti che io vi ho messo a disposizione nella mia sezione Libri indispensabili, del mio blog personale Tracce. Ecco, oltre a questo vorrei proseguire con ulteriori informazioni che raccoglierò appunto in una serie di video. Ecco, partendo dal presupposto che qualcuno si è scomodato di fare persino una ricerca su quella che si chiama neuroeconomia, quindi l'influenza dell'economia sull'attività neurologica, e ha definito niente po' di meno che fare del bene riduce perennemente i pensieri depressivi, aumenta l'autostima e allevia i dolori e la fatica, cioè rende felici. Quindi abbiamo anche la certificazione scientifica che fare del bene ci fa bene e soprattutto diminuisce la depressione, che purtroppo è una delle grandi malattie del secolo nei paesi sviluppati, perché abbiamo molta ricchezza materiale ma pochissima spirituale. Ecco, premesso questo, volevo ribadirvi il concetto che suggerisco a tutti di visionare il giornale Altra Economia, che a mio avviso è uno dei migliori nel panorama nazionale e internazionale. Ecco, faccio presente, questo è l'ultimo numero, eccolo qui, giugno 2016, e vedete che in copertina c'è il titolo L'acqua contesa. Per carità, niente di nuovo, assolutamente, però all'interno c'è un dossier molto ampio che spiega come anche oggi ci siano molte guerre, molti conflitti in corso per il controllo dell'acqua. Dal 1950 il mondo ha registrato almeno 507 controversie per il controllo dell'acqua. 507 controversie negli ultimi 60 anni per il controllo dell'acqua. E poi all'interno appunto c'è un articolo molto ampio che parte dalla questione calda di cui i telegiornali si parlano spesso, ma non spiegano le ragioni profonde, cioè la guerra in Siria, una delle ragioni è il controllo dell'acqua. Ecco, a parte questo, quindi un ottimo giornale che già è una cosa eccezionale, segnalo anche il sito di Daniele Tarozzi che si chiama www.italiachecambia.org, nel quale lui è andato telecamera alla mano a recensire un migliaio di casi di buone pratiche, quindi anche in questa circostanza abbiamo esempi già funzionanti da cui si può appunto prendere esempio. Segnalo che il sito, uno dei siti principali per chi vuole interessarsi di economia solidale, si chiama proprio www.economiasolidale.net.
È il sito, diciamo, che fa da punto di riferimento ed è diventato un punto di riferimento anche per quanto riguarda, diciamo, la Chiesa, che ha dato, che tramite due preti veneti, tra l'altro, si è messa a studiare questo tipo di economia, appunto, fuori dalle logiche perverse del mercato. Lasciatemi solo leggere un passo di un libro che ho letto, che certifica ancora una volta come il modello attuale di economia non regga. Allora, la crisi economica nei paesi più avanzati, quelli di più antica industrializzazione, questa crisi è diventata endemica. I sintomi sono quasi sempre gli stessi: diminuzione del tasso di crescita del prodotto interno lordo, aumento del livello di indebitamento delle famiglie, delle società e delle amministrazioni pubbliche, aumento dei disoccupati, crollo della spesa pubblica. Si prevede una stagnazione di lungo periodo, addirittura secolare, come l'ha definita Lawrence Summers, che è un economista che è stato molto vicino alla Casa Bianca e a Wall Street. Tra l'altro, avrete letto nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, come l'Italia, l'Istat ha certificato che l'Italia è in calo demografico. Se non ci fosse l'apporto degli immigrati saremmo in calo demografico. Una cosa sicura comunque è che appunto questa catena di meccanismo di questa mega macchina industriale si è rotta in più punti e non si capisce come aggiustarla. L'unica industria che al momento sembra continuare a funzionare è quella della finanza, del denaro, quindi una finanza fine a se stessa che produce denaro elettronico in quantità smisurate, anche se qui posso rimbalzarvi una buona notizia che sta circolando ugualmente da qualche settimana, e cioè che il monte denaro controllato dai famosi prodotti derivati, famosi derivati, ecco, questo monte di denaro, quello che tecnicamente viene chiamato sottostante, è diminuito di 200.000 miliardi, cioè era attorno ai 700.000 miliardi ed è diventato negli ultimi tempi circa 500.000 miliardi. Quindi una diminuzione molto importante. Sapete che da diversi mesi quasi tutta l'Europa ha tassi di interesse negativi, quasi tutta l'Europa. Una certa fetta di economia, sia privata che pubblica, è a tassi negativi, un fenomeno mai accaduto prima, con il quale non sappiamo, gli esperti non sanno nemmeno come misurarsi e quali contromisure adottare. E questo delle quali misure adottare è probabilmente la cosa più grave. Al momento non si vedono all'orizzonte istituzioni internazionali o nazionali in grado di controllare lo strapotere delle elite economiche. Ecco, questo è un messaggio che non viene certamente da me, viene da grandi esperti e tra l'altro confermato al 100% anche da Papa Francesco, che probabilmente è quello che l'ha detto nella maniera più secca, più dura e più inequivocabile possibile, pur usando un linguaggio sempre assolutamente rispettoso e forbito, però lo ha detto in maniera assolutamente incontrovertibile. Allora, dette queste cose, diciamo, iniziali, invitati a leggere i libri che ho già riassunto, a dare un'occhiata appunto al sito economiasolidale.net, che vi servirà da punto di riferimento per i video futuri, vi do l'ultima indicazione con un altro sito: www.fqts, formazione quadri terzo settore. Perché? Perché questa è una bellissima iniziativa promossa dal Forum Terzo Settore, nella quale fisicamente si riuniscono le associazioni di volontariato una volta all'anno e si scambiano anche in questo caso le rispettive buone pratiche. Si fanno autoformazione sulle esperienze che hanno
che hanno intrapreso nei periodi precedenti. E quindi è il terzo settore che si autoforma, si auto aggiorna e si fa, diciamo, forza e sinergia reciproca. Ecco, io terminerei qui come primo video, perché questo vorrebbe essere, diciamo, una specie di trailer, una specie di introduzione. Nelle prossime settimane farò una serie di video in cui andrò così a illustrarvi tutta una serie di buone pratiche già poste in essere, quindi già visionabili, già verificabili se hanno prodotto dei buoni risultati. Ovviamente li hanno prodotti perché altrimenti non ve ne parlerei, però potete appunto prendere spunto e perché no appunto prendere esempio. Si chiamano buone pratiche proprio perché sperabilmente qualcuno altro poi le seguirà. Quindi vi do appuntamento alle prossime settimane, vi auguro una buona domenica o quand'altro vedrete questo video e ci sentiamo con i prossimi video. Ciao!